Buonasera. Insomma, complimenti per il primo gol in Serie B, se non descrivici l'emozione di questa rete. Ma è stata una serata che farò fatica a dimenticare. Sono contento per il mio primo gol al Pisa e in Serie B, ma sono soprattutto contento per la vittoria della squadra, perché se lo meritava, soprattutto dopo la batosta del derby, che è inevitabile, noi ci tenevamo davvero tanto. E quindi arrivavamo a questa partita con tanta grinta e tanta rabbia, volevamo portare a casa i 3 punti che non abbiamo portato a casa al derby. Sono contento davvero. Avete corso tanto anche voi attaccanti quando non avevate, quando avete dato una mano, dei Marconi, insomma, è stata anche una gara di qualità ma anche di sacrificio da parte. Beh certo, anche il tempo e il campo comunque richiedeva un certo sacrificio, e noi soprattutto penso gli attaccanti siamo i primi difensori, perché dobbiamo tenere la squadra stretta e dobbiamo riuscire a fare arrivare meno palle possibile in difesa. Quindi oggi è stata una vittoria di gruppo che è davvero meritata. Senti, su quell'occasione in fondo c'è venuto in mente il gol di Cioenzo. Quello stesso anno. Me l'ha già detto Meroni, mi ha preso un bel po' in giro, mi fa con me hai fatto gol, invece oggi no. Sono andato a colpo sicuro, il portiere l'ha presa col tacco e sono occasioni che se hai un po' di fortuna vanno dentro e se hai un po' di sfortuna. Sarebbe stato troppo bello la doppietta subito così, però sono contento, l'importante è che sono arrivati i 3 punti oggi, poi spero di fare altri gol pesanti che portano i 3 punti, ecco. Posso? Gianni Marotto, buonasera, del mattino. Buonasera. Più bravo il portiere o meno bravo lei in occasione del mancato raddoppio, della mancata ripresa? Ma è stato un mix di cose. Io forse non sono stato lucidissimo, perché anche arrivavo da una corsa abbastanza forte, quindi ero un po' stanco, non ero lucidissimo sotto porta. Però ripeto, è stato anche un po' merito del portiere. Diciamo che per fortuna non serviva il 3-1. È passato il 2-1 e quindi ripeto, portiamoci a casa questi 3 punti e poi spero di rifarmi in questa occasione. Perdonami, hai avuto in un certo senso paura, perché proprio sul ribaltamento di fronte la Salernitana ha accorciato le distanze. È normale, il calcio si insegna che è gol sbagliato, gol subito, no? Purtroppo è normale che dopo un po' di timore c'era, però ero convinto che comunque il gruppo era solido e non volevamo prendere gol, perché volevamo portare questa vittoria a casa anche di rabbia. Ce l'abbiamo fatta e adesso abbiamo già la testa a pescare. Era questa la Salernitana che vi aspettavate? Ma sì, diciamo che l'avevamo studiati bene durante la settimana. Noi studiamo gli avversari, però ci concentriamo più su quello che dobbiamo fare noi. Quindi noi abbiamo sì rispetto dell'avversario, ma se noi siamo questi, diamo un filo da torcere a tutte le squadre. Grazie. Forse io per chiudere, se possibile, allora, intanto ti chiedo, visto che non ti abbiamo ancora visto spesso in conferenze stampa, un po' il tuo ammettamento a Pisa, magari favorito da, per virgolette, Colonia, gli ex milanisti, Teodori, Pinato, un altro ragazzo. Sì, è stato un fulmine a ciel sereno, perché è arrivato l'ultimo giorno di calciomercato, le ultime ore, e mi avevano detto che c'era la possibilità del Pisa. Io avevo già seguito il Pisa l'anno scorso, un po' perché mi sono scontrato, un po' perché avevo appunto i compagni del Milan, quindi è stato un po' facilitato il mio arrivo. Poi c'è anche il mister che mi ha avuto a Bassano, quindi è un ambiente bellissimo, lo stadio è una cosa fantastica e mi regala delle emozioni davvero che mi hanno fatto tornare veramente la voglia di fare il calciatore, perché ho avuto un po' di difficoltà quest'estate, ero fuori rosa con il Chievo, e quindi solo il lavoro mi ha portato ad arrivare a questo punto, e sono davvero contento di essere qui a Pisa e spero di togliermi altrettante soddisfazioni come stasera. Ultimissima cosa, a chi deve il gol e un giudizio telegrafico sulla prossima partita, che comunque ci vedrà affrontare a Pescara. Allora, il gol lo dedico alla mia famiglia, perché mi è sempre stata vicino nei momenti difficili, e la mia ragazza che mi segue ovunque, anche oggi con la pioggia. E un ringraziamento va anche ai miei compagni, al mister e alla società che hanno creduto in me anche oggi schierandomi titolare. Sono contento che il mio gol abbia portato a casa i 3 punti e niente, noi dobbiamo pensare partita per partita
anche col Pescara come oggi, entrare con questa mentalità, perché se noi siamo questi, ripeto, diamo il filo da torcere a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie.